Ciao a tutte e bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere alcuni acquisti che ho fatto in questi giorni, più che altro sull'abbigliamento. Vi farò vedere anche in questo periodo l'abbigliamento perché ho preso un po' di cose insieme, non cose scagliate. Insomma, un giorno ho preso quello, insomma, ho preso cose da vestire tutte insieme. Allora, iniziamo con H&M. Sono stata da H&M e ho preso, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, mi sono presa questa magliettina molto molto carina, questa qua con il pizzino, se lo vedete, eccolo qua, solo sulla parte sopra, questa qua, eccola qui. Se la vedete, ok, pagata 9,99. È a maniche corte, era semplice, molto molto carina. E poi mi sono presa questo astuccino qua da tenere in borsa o non lo so, ora vedo un po', con tutti i smack, i bacini. Questo 3,99, molto molto carino ragazze. C'era anche con scritta Barbie, però io non mi sento Barbie come gnappetta, quindi ho preso questa con bacini. Ed infine ho preso questo smaltino molto molto carino, piccolino, è un colore nude, ho pagato soltanto 0,99 centesimi, è della H&M, non vorrei di provarlo ragazzi, è molto molto carino questo colore, non so se vedrete. Da H&M basta al momento. Poi sono stata da OVS. Allora, OVS ho preso un po' di cose. Allora, eccola qua, OVS. Allora, ho preso questo, diciamo, non lo so, un dolce vita, non lo so come dirvelo, neanche la rovescia. Perfetto. Molto carino, semplice, però sai, da abbinare a collane, cioè a collane o se no da accessori più, diciamo, più appariscenti. Infatti l'ho fatto apposta. Eccolo qua, molto molto semplice ragazze. Maniche a tre quarti, blu, mi piace tantissimo. Non so se vedrete. Eccolo qui, molto semplice, dietro ha la cernierina, qua dietro questa qua. E a me piace tantissimo con jeans, insomma, con leggings, molto molto carina. E questa l'ho pagata 16,99. A me piace tantissimo. Poi ho preso questa qua, l'ho già indossata, ragazze. Ho preso questa maglia, questa qua lunghina, anche questa per i leggings, con scritto Hello, New York Brooklyn, molto carina anche questa, ragazze. E questa qua mi sembra averla pagata sulle 9,90, 9,99 anche questa mi sembra. È nera con tutte le scritte bianche, molto carina anche questa. Poi questa qua sono contentissima, ragazze. Mi sono presa questa con cucciolo, molto molto carina. Cioè è un amore ragazzi, è un amore questa maglia, con tutti i frillini qua sopra e sotto c'è cucciola, molto molto carina bianca, cioè solo bianca, l'ho vista soltanto con brontola e con cucciolo. E questa l'ho pagata 14,99. Guarda che carina, la adoro tantissimo ragazze. Poi mi sono presa questo po' di leggings, sono leggings, questi sono sul lungo, non so se lo vedete. E questi ho pagati 12,99 mi sembra. Però ne voglio prendere anche blu perché sono molto comodi. Poi passiamo ad altre cose più piccole, non di vestiti. Mi sono presa questo gommino, questo qua con i fiorellini, molto molto carino ragazze. Infatti l'avevo pensato con quel dolce vita, insomma, blu,
quindi faccio la coda, è molto molto carino. Questo è 1,99. Poi mi sono presa questi Nail Art Stickers con brillantini di Essence. Questo qua che c'è tutti, c'è brillantini normali, cuoricini, frellini, goccioline, mi serve fare l'unghie. Poi mi sono presa il nuovo correttore dell'Essence, All About Matte Eye Covering Concealer, questo qua. La colorazione 10 matte beige, non vedrò di provarlo ragazze, se volete poi ve ne parlerò. Non lo so com'è il suo inci, ma penso che sia, non sia bellissimo, però chi se ne frega, cioè mi piace tantissimo. E OVS basta ragazze, spero che non diventi lungo questo video perché sono poi, sto 30 anni a caricare. Poi sono stata da The Genis. Eccolo qua. Allora, prima di tutto sono stata in una, diciamo, come si può dire, sono stata da Bella Bijou, è un negozio nel centro commerciale dell'Ipertop. Mi sono presa questa, diciamo, pochettina portatrucchi, molto molto carina, pagata mi sembra 3,99, me l'ha levato il prezzo. Comunque è carina quando, non lo so, anche per il mare, mi piace. Eccola qua. Passiamo a The Genis. Allora, da The Genis mi sono presa, c'era, beh, questa le slip, 3 slip 9,90. Mi sono presa questi qua blu, molto carine, con tipo pizzo o qualcosa del genere, non lo so. Blu, questo violino lilla, può essere, questi qua, e nere, nere non può mancare. E 3 mutande, 9,90. Ed infine mi sono presa, questo qua che mi piace tantissimo, questo pigiama con tutti, me lo sono preso bello largo così almeno dormo anche solo con questa. Questo pigiama qua con i trucchi è davvero bellissimo ragazze, a me piace, è maniche corte quindi è ancora presto, però penso verso maggio giugno di mettermelo. È molto molto carino, poi è lungo, a me piace tantissimo. E i pantaloni sono a, diciamo, arrivano al polpaccio, anche questi sono molto carini, eccoli qua, e hanno un fiocchettino in fondo, carinissimo ragazzi, sono grigi con il fiocchettino rosa, carinissimo. E questo l'ho pagato 12,90, è carinissimo, non vedo l'ora di mettermelo ragazzi. Poi passiamo a da Telly Welly. Allora, Telly Welly è aperto da me da poco nella mia città, e una cosa che roba da vestire non è che sia bellissimo, e anche perché poi non c'è taglia per me, arriva solo alla M, quindi la M, qualcosina dell'L c'è, però l'L diciamo che non ne ha tantissimo. Hanno dall'XXS all'M, L raramente, quindi io mi sono presa soltanto degli accessori, insomma. Eccolo qua. Allora, gli accessori devo dire che ce l'hanno molto carini, e non so se da voi ce l'avete già, quindi voi li conoscete già. Allora, mi sono presa questa, ce n'erano due, una l'ho usata ma non so, forse è di là. Ci sono due passate molto carine, una nera e una bianca con le perline, e questo l'ho pagato 2,95. Sono carinissime ragazze, molto molto carine. Poi mi sono presa questi calzini con il panda, carinissimi sono, rosa, e eccolo qua il disegno, carinissimo ragazze, sono corti quindi va bene per
per adesso, insomma, 3,95. Poi mi sono presa altri calzini, eccoli qua, bellissimi. Questi sono due paia, sono un paio con i fiorellini e color Tiffany, insomma. Invece questi qua sono quadratini, quadrati, molto molto carini. Anche questi sono corti, come vedete, e l'ho pagati 6,95, forse un po' troppo, però vabbè, se ne frega. Taglia unica. Poi mi sono presa, tiro fuori tutto, così almeno. Mi sono presa questi anellini, molto molto carini, ragazze, taglia M, ma non so se mi stanno grandi, boh, ora vedrò. E devo dire che sono molto carini, li adoro tantissimo, non sono quelli più piccoli, sono tutti uguali. Questi qua li ho pagati 4,95 e devo dire che mi piacciono tanto, non so a voi ragazze. Poi mi sono presa questa collanina molto molto piccolina e molto semplice, diciamo. Mi piace tantissimo, nera, perché questa va con tutto. Molto molto carina, ragazze. Forse è un po' corta, quindi rimarrà a giro collo, penso. Questa 6,95. Eccola qua. È carinissima, ragazze. Ed infine, secondo me, il pezzo forte, che mi piace tantissimo e che non vedo l'ora di... Scusate. E che non vedo l'ora di provare, è questa qua. Questa collana qua, con tutte le perlone. Mi piacciono tantissimo le perle. E l'adoro, appena l'ho vista ho fatto wow, cioè la voglio, infatti l'ho presa. E questa qua 8,95, ragazze, a voi piace? Io la adoro tantissimo. Scusate, colpo di tosse. E niente, ah no, già, scusate, poi sono passata anche da Lush e mi sono presa due cose di Pasqua, della collezione di Pasqua. Mi sono presa, allora, la gelatina da doccia Put on Gold. Questo qua è oro, mi sembra, e non vedo l'ora, sono curiosa di provarla, ragazze. Ha un buon profumo, buonissimo. E alla fine di ogni arcobaleno c'è un vasetto di scintillante dolcezza. E cosa c'è dentro? Glicerina, buccia d'arancia, succo di anice fresco, insomma è buonissimo, ragazze. 6,90 mi sembra, o 6,50, non lo so. E la prima volta che provo una gelatina della Lush e non vedo l'ora di provarla. Poi mi sono presa il bianconiglio sapone. Questo qua è carinissimo, ragazze. Sapete com'è, no? Quindi lo faccio vedere lo stesso. Cerco di aprire la modina, così me lo farò, rimetto dentro. Eccolo! Buono, ragazze, è carinissimo. Buon profumo. Allora, eccolo qua. Mi piace tantissimo, ragazze. Volevo tutta la carotona, però questo qua è 10 euro, È un po' tantino. Comunque ha un buon profumo. E poi mi ha dato come campioncino. Comunque non vedo l'ora di provarla, ragazzi. Questo perché sono curiosissima, come vi ho già detto. Quindi la curiosità è donna. Come vabbè, così. E poi mi ha dato come campioncino la crema viso luminosa. Questa qua. Mi ha dato pochissimo. Cioè, guardate. Vabbè. E mi ha detto che è per le pelli grasse, non lucida, insomma vedremo un po', soltanto che la versione, diciamo, grande, insomma la versione in vendita costa 24 euro, quindi non me la devo fare piacere, perché 24 euro è una crema così della Lush, insomma. Ora poi vedrò, quando, se avrò i soldi, insomma, la vedrò un po'. Voi, se l'avete provata, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma. E niente, io mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Anzi no, aspettate, vado a prendere una cosa. Rieccomi qua.
Ora sono andata a prendere questi. Sono contentissima di questi acquisti. Sono giganteschi, sono 1 litro ciascuno, ragazze. Sono bagnoschiumi della Malizia. Sono buonissimi. C'è anche, sono altre profumazioni. C'è Monoi, però non mi piace, più buono quello di Rocher. Poi c'è Alla Mora, mi sembra. E poi questi due. Un Alcock e questo è alla crema di latte. Buonissimo, ragazze. Io ve li consiglio. Buono, buono, buono. Io l'ho preso da Acquestafone, mi sembra. E uno è 70. Cosa del genere, però è 1 litro, ragazzi, dura una vita, una vita. E invece questo è al cocco, latte di cocco, cioè è buonissimo, buono, buono, buono. Adoro, adoro. E niente, sono contenta anche di questi. Yeah! Io basta, ragazzi, per davvero non devo farvi vedere più niente. Io spero che tutti i miei acquisti siano piaciuti e fatemi sapere con un commentino qua sotto. E fatemi sapere anche se avete provato qualcosa della Lush e anche del correttore dell'Essence. Io mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!